No, indubbiamente oggi c'è stata una squadra in campo che ha giocato bene, con intensità, in una maniera determinata, è una squadra che non è entrata in campo, cioè vuol dire, è proprio una squadra che si è fatta prendere dalla paura di vincere, dalla paura di giocare, e è difficile anche fare una disamina tecnica, una disamina tattica della partita, proprio perché dopo 5 minuti era già finita. E più si andava avanti e non c'era proprio, non riuscivamo a trovare uno spiraglio, un qualcosa che ci permettesse di così di migliorare le nostre prestazioni in difesa, in attacco, niente, purtroppo no, è come se la squadra non fosse nemmeno scesa in campo. Ma il gruppo... scusami, questo non è un'accusa ai ragazzi, nel senso che io non ho niente da dire, anche questa settimana sono allenati in maniera perfetta, con intensità, in maniera... purtroppo diciamo che forse la tensione agonistica è stata trasformata in maniera positiva dal capo d'Orlando, mentre noi ci ha tagliato le gambe. No, assolutamente, visto che i ragazzi erano concentrati, anche negli spogliatoi molto determinati, si incoraggiavano l'un con l'altro, e poi sul campo niente, ripeto, c'è stata questa mancanza proprio di intensità, cioè, abbiamo sbagliato tutto, non secondo me per mancanza di volontà, quanto forse perché abbiamo perso un po' la testa tutti. Dai. Qua ci ha ripetuto tante volte che bisogna lavorare, che i conti si fanno alla fine del campionato perché ci sarà un avvincente playoff. Realmente, secondo te, esistono 30 punti tra queste due squadre? Speriamo di no. Ma mi sembra fin troppo evidente che non esistano, ripeto. Oggi c'è stata una squadra che ha giocato bene e non voglio togliere nessun merito all'Orlandina, però è anche vero che dall'altra parte c'è stata una squadra che assolutamente non ha giocato, e quindi sono venuti fuori questi 30 punti di differenza, che è la chiara così, dimostrazione, ripeto, di una squadra che ha giocato una partita ottima e di una squadra che non è che ha giocato male, proprio non ha giocato, la differenza è quella. Coppa Italia, ci fu il tuo primo ritorno al Palafantozzi, questa sera una gran bella atmosfera, tifosi da una parte e dall'altra, platea bellissima, una targa per te, tutto bellissimo, probabilmente scenario di altri palcoscenici. Sì, sì, peccato che non siamo stati all'altezza di un'atmosfera del genere, però indubbiamente oggi è stata una partita che ha dato emozioni penso a tutti, perché è stata una partita che sicuramente... era molto attesa da tutti. Io sono legato a Capo d'Orlando perché ho passato qui 7 anni molto importanti, sia da un punto di vista della mia carriera sportiva, avendo ottenuto risultati importanti, e sia perché sono stato molto legato a questa comunità e ai tifosi orlandini, per cui per me ritornare a Capo d'Orlando è sempre un'emozione, e auguro tutti i beni possibili a Capo d'Orlando, però è chiaro che io nella testa ho la Viola e voglio che la Viola sia la squadra che porti avanti un risultato importante, e quindi se devo mettere davanti qualcuno adesso metto davanti